che dice Fiammetta Borsellino, il vuoto, la tristezza, ti viene a pensare al vuoto dell'attività investigativa. Alla tristezza di una giustizia negata, ma che poi altri magistrati invece adesso hanno fatto giustizia. Altre cose sono venute fuori grazie alla verità dell'impegno di altri investigatori che hanno fatto bene il proprio lavoro, ma c'è soprattutto da mettere in evidenza qui il ruolo non solo di una magistratura, di nuovi collaboratori di giustizia, ma anche il ruolo importante, indispensabile che hanno avuto gli avvocati delle parti civili, quegli stessi avvocati che in altri processi hanno fatto i difensori degli imputati e grazie anche al lavoro dei difensori che è venuta fuori questa verità e grazie al lavoro di questi avvocati che sono venuti fuori atti giudiziari che venivano nascosti durante i precedenti processi, confronti che erano stati fatti dalla procura di collaboratori di giustizia che non venivano prodotti durante i processi e che quei confronti avrebbero già dimostrato che l'impianto accusatorio era fallito, non poteva reggere e che l'impianto accusatorio dimostrava il fatto che c'erano almeno due collaboratori di giustizia, Scarantino e Candura, che si erano accusati del furto dell'auto, che non sapevano nemmeno dove stava l'auto parcheggiata, che poi portandoli sui luoghi non hanno saputo indicare il luogo dove loro avevano detto di averla rubata e che poi un Certo. altro pentito Spatuzza invece portandoli sui posti è stato quello che l'ha rubata ha indicato e questa cosa significa? Che qualcuno che ha imboccato questi collaboratori di giustizia sapeva cosa era accaduto, sapeva veramente chi era. Allora l'interrogativo è: ma a questi che hanno imboccato questi collaboratori chi gliele ha dette le robe? Chi gli ha detto come era andata la strage? E perché hanno spostato la direzione deviandola di poco su un'altra famiglia mafiosa, proprio che è quella che non entrava niente della Guadagna, anziché quella di Brancaccio, per intenderci dei fratelli Graviano, stragisti, autori di questa strage che soltanto adesso abbiamo saputo grazie alle ultime indagini che sono state fatte. Ecco, Certo. ci sono tanti e tanti interrogativi che, ecco, mentre da una parte c'è un apparato investigativo che è lacunoso, è un apparato di magistratura che ha fatto veramente terra bruciata intorno al teorema Falcone, non l'ha applicato, ecco, ce ne sono altri che invece oggi ci hanno dato giustizia insieme agli Certo. avvocati.